stato chiesto da Paolo di intervenire al vostro congresso per portare un ricordo di Marco Pannella, che voi forse sapete tutti quale legame mi ha legato a questo grande personaggio. E quindi ci tenevo particolarmente a intervenire, quindi per fare questa mia brevissima riflessione. E en passant, mi porta anche i saluti dall'Associazione Radicale di Cremona, che ieri sera noi abbiamo festeggiato il 45esimo anno di attività di Radicale Cremona, quindi anche questa è un'esperienza che ha pochi riferimenti in altre città, straordinaria per continuità. Ecco, parlando di Mario, l'ho già fatto anche quando l'ho scritto, quel piccolo pezzo sul giornale locale, faccio riferimento a una poesia che mi piace moltissimo, una poesia di un grande poeta del sogno americano, Walt Whitman, non so se molti di voi lo conoscono. E questa poesia straordinaria, Beginner, mi pare che si attagli perfettamente alla figura di Marco Pannella. E scrive Walt Whitman: appaiono raramente sulla terra, solo ad intervalli, e alla terra sono cari e al tempo stesso pericolosi. Si mettono a repentaglio più di chiunque altro, e la gente risponde loro anche se non li conosce. C'è ogni volta nel loro fatto qualcosa di inflessibile, mai riconoscono l'oggetto della loro adulazione né la loro ricompensa. E ogni volta lo stesso inesorabile prezzo deve essere pagato per la stessa grande occasione. Penso che sia una poesia che veramente rispecchia un po' la figura, la personalità di Marco, che è proprio quello che intuisce Whitman nei grandi personaggi, è uscita alla morte. Io ho vissuto quei giorni proprio della fine della morte, poi del funerale laico a Piazza Navona, prima questa incredibile apertura della Camera Ardente alla Camera dei Deputati, migliaia di persone comuni, non potenti, che andavano a dare l'ultimo saluto a Marco, la tumulazione, e mi sono reso conto quanto straordinario è questo personaggio. Ho fatto questa riflessione che, secondo me, lo scandalo di Marco Pannella era dovuto soprattutto a due fatti essenziali, oltre al suo fare politica. Il primo straordinario è di aver attraversato per 65 anni tutta la politica italiana e il potere politico italiano senza essere stato né condizionato né soggiogato. Vissuto e attraversato i centri di potere più incredibili. L'altro aspetto è che forse è l'unico politico, a mia memoria, sicuramente in Italia, io oserei dire in Europa, non conosco il mondo politico fuori dall'Europa, ma posso dire che è l'unico esempio di politico che è entrato in politica benestante e ne è uscito povero. Quasi nessuno sa che Marco Pannella, per scelte volute personali sue, anche avendo percorso molti anni di mandato parlamentare, per scelta personale, qualche giorno prima della metà della legislatura, si metteva sempre in un'ottica di alternanza all'interno del gruppo dirigente radicale per poter far crescere altri militanti e assumersi responsabilità anche di istituzionali, ma questo meccanismo dell'autodimissionamento provocava, proprio perché poi la scelta di non integrare, che Pannella ha sostanzialmente reso monco tutte le sue legislature e ha comportato una cosa semplicissima, che dopo 51 anni di contribuzioni, Pannella inizia come giornalista nel 1958 a pagare quindi contributi, mandati parlamentari, dopo 51 anni riscatta nel 2009 ottiene la sua benedetta pensione e, guarda caso, riesce a accumulare una pensione di soli 2.600 euro, frutto di queste autodecisioni di in qualche modo mutilarsi. Ma non ha fatto solo quello Marco Pannella, quando c'è uscito povero, perché tutto il patrimonio personale, familiare, famiglia
storica di Teramo, con possedimenti, con anche in proprietà immobiliari. Nel corso dei 60 anni Pannella li ha tutti venduti e il ricavato è stato totalmente affidato al sostentamento e al sostegno delle battaglie radicali, tutte, fino all'ultimo versamento, e l'abbiamo saputo dopo, l'ultimo versamento, prima di morire, 50.000 euro del residuato sul conto corrente devoluto al Partito Radicale. Mi sono stato commosso, ma ecco, quindi questa cosa ne fa un personaggio assolutamente incredibile, e per questo, come osiamo definire noi, è un politico di altri tempi, virgola, futuri, almeno lo speriamo. E nel dover pensare appunto ieri a questo piccolo breve saluto e termino, sono andato un po' a rivedere questa storia incredibile, anche che veramente che offriremo alla città, che è un po' l'archivio storico mio che racconta questa, per adesso 45 anni di attività di questo piccolo gruppo radicale. E io sono andato a vedere le due occasioni che Pannella è venuto a Cremona, è venuto in Cosone in due manifestazioni importanti, poi altre piccole visite, ma quelle più personali, più così anche ludiche. Due però particolarmente significative manifestazioni che ho trovato, e mi riferisco soprattutto alla prima, che è veramente esemplare. Nel marzo 1976 Pannella, non ancora deputato, poi dopo pochi mesi con le elezioni politiche, il piccolo nucleo radicale entrerà per la prima volta nel Parlamento, un partito che era già nato nel 1955, che accede al Parlamento nel 76. Anche questa cosa, partito un po' particolare, che non fa un obiettivo unico ed esclusivo necessariamente alla partecipazione alle elezioni e alla rappresentanza parlamentare, ha dimostrato con le lotte civili e sociali di poter incidere su anche la storia del paese senza necessariamente avere una componente istituzionale. Dicevo, nel 1976 Marco Pannella viene a Cremona e mi chiede espressamente manifestazione alla Sala Maffei, era poco conosciuto ma straordinaria partecipazione popolare, e Marco Pannella aveva voluto a fianco sul palco, aveva voluto una persona, un personaggio politico che allora era deputato, che aveva conosciuto a Roma, perché Pannella frequentava i palazzi pur non essendo deputato, soprattutto nella stagione incredibile degli anni 70, in cui venivano i dossier, elaborati i dossier di grandi riforme, che sono rimaste forse le più grandi riforme civili italiane. Si stava in quegli anni parlando anche, non solo era stata appena approvata la legge sul divorzio, era stata approvata la legge sull'aborto, un parlamentare cremonese stava avendo la responsabilità, era il relatore in aula della riforma dell'istituzione dei consultori in Italia, di Renzo Zaffanella, che poi qualche mese dopo diventerà sindaco di Cremona. Quindi Marco aveva voluto espressamente il deputato socialista Renzo Zaffanella con lui in questa manifestazione pubblica. E la cosa incredibile, sono andato a vedere il titolo di questo manifesto, il titolo di quella manifestazione era Diritti civili e alternativa laica e socialista. Incredibile, perché poi un sogno, una previsione che poi trovò realizzazione parziale in qualche modo di questa alleanza fra laici, radicali, socialisti e liberali con la Rosa del Puglio. E questo ci offre terreno anche dell'attualità politica, perché penso che possa essere comunque rimanere questa una prospettiva, tanto per i socialisti, per quei radicali che vorranno. Ecco, da questo punto di vista noi come radicali siamo abbastanza avvantaggiati, nel senso che abbiamo un po' anche in questo precorso i tempi, anticipato le disgregazioni, le frantumazioni di tante organizzazioni politiche, di tanti partiti. Certo, io ho la fierezza di dire, quando ho cominciato a fare politica nel 1973, lo scenario era PCI, DC, PRI, PLI, adesso mi guardo attorno, non ce n'è nemmeno uno, è rimasto solo il Partito Radicale, ma quella è una soddisfazione piccola che ho, che mi porto con me. Però ecco, questa prospettiva, dicevo, siamo abbastanza fortunati, perché nell'89 abbiamo avuto questo coraggio, questa forza, questa intuizione visionaria forse di concepire un partito
con prevalenza di battaglie Stato di diritto transnazionali, transpartitiche, che permette, incredibile, a dirsi, ma lo sapete benissimo, la doppia tessera. Quindi sul piano della politica anti-italiana, a Radicale non costa niente, anzi promuove la partecipazione. Se Radicali ci saranno in ipotesi anche elettorali di aggregazioni laiche, socialiste, liberali e quant'altro, va benissimo, il Radicale lo può fare. Anzi, il ragionamento che facciamo noi è che nella contingenza attuale, per le condizioni in cui vive il Partito Radicale, noi abbiamo proprio previsto, perché è la coerenza, è l'insegnamento di Marco che ci ha sempre dato, di essere coerenti e realisti con i dati di fatto che si riguardano i bilanci, le persone. Noi abbiamo messo questa clausola dissolutoria, e ci crediamo e lo faremo, che è quella del raggiungimento quest'anno di 3.000 iscritti, e se alla fine dell'anno non ci saranno, il Partito Radicale chiuderà e questa esperienza politica finirà. Noi siamo fatti così, mettiamo in gioco noi stessi, e quindi mi inserisco in questo breve saluto di Marco con l'invito a tutti, se volete farlo. Non confligge, non essendo il Partito Radicale un soggetto politico elettorale concorrente, un soggetto, e quindi l'invito anche per chi lo vorrà prendersi almeno quest'anno, nel 2017, questa tessera, fare una seconda tessera, la tessera del Partito Radicale, che aiuterà, forse aiuterà gli stessi socialisti e aiuterà anche a noi andare avanti. Grazie mille per l'invito.